con l'attuale legge sul massimo ribasso, più del 50% delle opere pubbliche che vengono avviate si incagliano perché le aziende non ce la fanno, si ricorre alla variante in corso d'opera quando nella migliore delle occasioni, ma in generale le aziende sono costrette a fare diciamo azioni indicibili, cioè ad intervenire sul costo del lavoro, ad intervenire sulla qualità dell'opera. Ecco, noi abbiamo posto questo problema. Oggi il nostro gruppo parlamentare Sicilia Democratica ha deciso di puntare in una maniera diciamo formale e senza nascondersi dietro nessun tipo di maglie oscure sulle piccole e medie imprese, perché riteniamo che è giusto cercare di per quanto possibile adempiere ai debiti purtroppo che la vecchia classe politica ha consegnato alla nuova generazione, quindi cercare di non fare macelleria sociale contro il precariato, appunto che noi siamo i primi che approvano tutte queste finanziarie, questi bilanci che fanno sì che la maggior parte dei fondi vengano destinate purtroppo al pagamento di questi debiti che vengono compensati, però bisogna anche metterlo in conto, bisogna trovare anche le risorse per investire, per creare nuovi posti di lavoro. Ho trovato una stessa identità di Verutes, il problema PMI italiana e il problema PMI della Sicilia, ho visto che si soffre qui come in Italia, diciamo nel continente, come dite, il concetto della difficoltà delle PMI. È chiaro che non lo si deve risolvere qui, forse non si riesce a risolvere neanche a livello governativo, ma è un problema veramente che parte dall'Europa.